Il cambiamento climatico, con l'innalzamento delle temperature e l'aumento di eventi estremi, è ormai un fatto accertato. Le attività umane, specialmente l'industria e il settore dei trasporti, ne sono il principale responsabile. Ma anche l'agricoltura e l'allevamento contribuiscono alle emissioni di gas a effetto serra, fino al 30% del totale, a causa della produzione di fertilizzanti, del disboscamento, dovuto all'espansione di coltivazioni ai pascoli, del metano emesso dagli animali. Da soli, l'allevamento e il disboscamento da esso causato comporterebbero il 18% delle emissioni totali di gas serra. Ma limitarsi a questo dato significherebbe ignorare che esistono forme molto diverse di allevamento. I sistemi estensivi dei piccoli allevatori, nutriti a base di pascoli naturali, sono forse responsabili quanto gli allevamenti intensivi al chiuso, nutriti con la soia importata da altri continenti? Per rispondere a questa domanda, raramente affrontata, nel 2012 Veterinari Senza Frontiere Europa ha realizzato uno studio apposta. Abbiamo tentato di individuare le specificità di diversi sistemi di piccolo allevamento, i problemi causati dal cambiamento climatico, ma anche le soluzioni escogitate dagli allevatori, ricavate spesso da un sapere millenario. Siamo andati a visitare dei piccoli allevatori che affrontano quotidianamente delle situazioni climatiche ed ambientali estreme, che si trovino in Sud Sudan, Madagascar o in Iran. Gli abbiamo posto le stesse domande, cioè: quali sono gli effetti del cambiamento climatico sulle vostre attività? Che soluzioni avete introdotto per contrastarne gli effetti? Per quale motivo è importante preservare e sostenere questo tipo di allevamenti? Ecco le risposte. ملت و دولت به پا خیزین عشایر رفت زده است کس نکرد فکری به حالش این زخایر رفت زده است خشک سالی های پی در پی چو خارش کرده است در به در و دور از اهل و تبارش کرده است اون موقع زمستوناش خوب سرد بود و بارندگی زیاد بود برفهای خیلی سنگین می نشست به زمین حتی من یادمه که همینجا ما مدرسه می رفتیم در یک سال 40 برف آمد ولی الان چند سالی از حدوداً 7-8-10 سال 15 سال هست که در این 15 سال اگر یک سال یا دو سال بهار آمده او کیم که او غاگه اوه که Awe gwe ga non ke ke ni na o o ga ja bu chi ne le man ke chi ne twen teron e twen ni ko mu gon ti chi me tu je rit ka be pul ti nyor ku twen ti chi de twen ku won cham wal ke ke wal ke ke ga chi ga ra gwi u ko pi wa kal a chi be lai twen kwa ke ga e ko ge pur ju ta ga ju ba ka di chi lo twa e buru li lo ba dum dom du ne pur a chi ra ba pur pa dire fa nu var ke sa li twa tsandru de ota ni betsa ga sa li retra tonga mle ni fshion ja ne ta uta we a ku ja ne ram ne ku ja ni ji de manjuretra de va tsia fa ka mandra sakafa ja ne ja fa mon ko manjuretra yini Deva io già devo fare tre anni, non ruano, già non mangio niente, devo fare matti, mi tiro a fare fatica. Dice a smetto, non mi so ci smi, già non sapete, voi ruva, non è nata, non è nata, non è nata. Fate matto, asio, arriva tu, non è nata, non vuoi, tu mi stai a dire, tu mi stai a dire. Signor, tamin'ny andro natongavako taty voalohany tamin'ny 17 na 17 77 volana otsy maitsy misy orana amin'izao fotoan'izao fa tsisy tozana zao zao mbola mangatsitsy ahoana ny andro tena fa dangere septambra zany na oktobra zany tsy maintsy misy orana tena mahavoto tany mihitsy zao zany aha tsy ny aina mbalina sakafo biby ny lahatra efa tokony ho maitso a zao izy mbola maina
Ad oggi l'allevamento è essenziale per la sopravvivenza di 600 milioni di persone. Per esaminare correttamente l'impatto dell'allevamento sui cambiamenti climatici, bisogna considerarne l'importanza globale. Per capire meglio il legame che unisce gli allevatori ai loro animali, siamo andati a conoscere i pastori Dinka in Sud Sudan. Situato in Africa orientale, il Sud Sudan ha raggiunto l'indipendenza il 9 luglio 2011, dopo 20 anni di guerra civile. Questo giovane paese deve affrontare numerose sfide per garantirsi il futuro. Agricoltura e allevamento di importanza strategica dovrebbero garantire la sicurezza alimentare dei suoi 10 milioni di abitanti. Il campo di Alor si trova vicino a Rumbek, nel centro del paese. Numerose famiglie Dinka vi si sono stabilite presso una fonte d'acqua. Il Sud Sudan conta una delle più importanti popolazioni di pastori al mondo. Anche se poco commercializzato, l'allevamento è praticato dall'80% della popolazione e per la maggioranza da pastori transumanti. Ben prima dell'introduzione dell'agricoltura, l'allevamento ha permesso alle comunità umane di stabilizzare le loro disponibilità di alimenti, dapprima osservando il comportamento stagionale delle mandrie, poi imparando a gestirlo sempre meglio. La vita dei pastori dipende dal clima, che detta il ritmo alla transumanza. In Sud Sudan l'insicurezza si somma alle catastrofi climatiche, sconvolgendo questo ritmo e riducendo le aree disponibili per il pascolo. Il sovrasfruttamento delle risorse e l'incremento della trasmissione di patologie animali sono così un pericolo latente per l'allevamento. Se alcune famiglie hanno optato per la sedentarizzazione allo scopo di diversificare i mezzi di sussistenza, la maggioranza degli allevatori Dinka continua a percorrere il paese per nutrire le mandrie. Qui al campo gli animali sono il centro della vita. Fin dal risveglio, i Dinka si prendono cura del bestiame. Prima di avviarsi al pascolo, i Dinka si ritrovano per danzare. È il momento ideale per capire il legame che li unisce a queste vacche. Gli animali sono vezzeggiati, riveriti. Più belle sono le sue vacche, più sarà facile per un uomo avere moglie e figli. Prima di liberare gli animali, le donne e i bambini si occupano della mungitura. Il latte in parte è consumato direttamente, in parte scambiato con cereali e spezie. Nei periodi di magra, il latte mescolato al sangue costituisce l'unico pasto della giornata. Per i Dinka, la vacca è un capitale così prezioso che la sua carne è consumata molto raramente. La mobilità della mandria permette di adattarsi alle variazioni stagionali. La transumanza, inoltre, permette di sfruttare le aree più remote e infertili. And if you come next year now you can get this village, it is cultivated because of the manure the animal put on. The community are appreciating this one very much. Quando le mandrie sono al pascolo e il campo è vuoto, i bambini recuperano lo sterco. Messo a seccare, viene poi raccolto e bruciato. Il fumo che sprigiona allontana gli insetti portatori di malattie, come la zanzara e la mosca tsetse. Le ceneri, infine, sono applicate agli animali e alle persone come repellente.
rete na pat rer bai nang di rai di rakam kam marure uri pa dar ringo dongai. Le conoscenze tradizionali degli allevatori coprono svariati argomenti, tra i quali le piante medicinali e le pratiche etnoveterinarie. Tali conoscenze sono oggi integrate dalla medicina veterinaria, permettendo di salvare molte vite animali e anche umane. Essendo in costante movimento, i pastori d'Inca hanno difficilmente accesso ai farmaci per il bestiame. Per questo motivo è stata realizzata una rete di paraveterinari chiamati Community Animal Health Workers. Il controllo che essi garantiscono ha permesso l'eradicazione della peste bovina nel 2011. La rete conta oggi diverse centinaia di assistenti veterinari ripartiti su tutto il territorio del Sud Sudan. Il Sud Sudan ha molte sfide da affrontare per acquisire una maggiore indipendenza alimentare, dato che per soddisfare la domanda a livello urbano deve importare bovini dai paesi vicini. In questo contesto e per facilitare l'adattamento delle popolazioni più vulnerabili al cambio climatico, i saperi e l'esperienza dei pastori d'Inca sono senza dubbio una risorsa da valorizzare. È impossibile parlare di pastoralismo senza evocare l'Iran. È qui che questa antica pratica ha avuto origine, lasciando un'impronta profonda nella cultura, nella lingua e nella storia. Le attuali 700 popolazioni autoctone e non sedentarie rappresentano solo il 2% della popolazione, ma da sole producono almeno il 45% della carne rossa del paese. Nel nord-est del paese, gli allevatori a Bolassani affrontano condizioni di siccità sempre più frequenti e prolungate. هر نفر که شما حساب کو 500 تا دام داشته با توجه به این خشکسالی های حادی که آمده بیش از 100 تای دیگه نداره اگر نه در حال حاضر خیلی از علف هایی که تو مرتع ما بوده و بسیارم برای گوسفند خوب بوده اصلا ور افتاده مثلا دانشور الان حتی یک دانش یا چوبش هم اگه بخوایم بگردیم پیدا کنیم نیست. Le strategie di adattamento, solitamente associate alla mobilità, non bastano più a far fronte agli effetti del cambiamento climatico, anche perché questo affligge comunità già indebolite dalla mancanza di qualsiasi supporto da parte delle autorità centrali. Ma az parsal zemestan payiz ke sar jo kardim hamitori darim midim. Faqat shad yek ma bahar sar maqda alaf o ina bud dega var badan ham hamitori daranje. Cette année, on a eu un problème terrible, c'est que les chameaux ont lâché, laissé leurs bébés chameaux dans le désert et sont partis parce qu'il n'y avait plus à boire et à manger et il n'y avait plus de lait pour les allaiter. Donc les producteurs ont été obligés de prendre les petits chameaux et les allaiter eux-mêmes au biberon ou n'importe quoi au début et s'en occuper parce que les mères étaient parties. اینا رو علوفه دستی میدیم سالایی که خوبه علوفه دستی نمیدیم به شتر به گوسفند میدیم به شتر علوفه دستی نمیدیم امسال به این علت که خیلی وضعیت خیلی خرابه خیلی بی حد وضعیت مراتع خرابه الان شترها لاغرن لاغریم دارن بعضیا میمیرن Oggi la situazione di questi allevatori è così difficile che in alcuni casi essi sono sopraffatti dal pessimismo. Nonostante questo, è indiscutibile che i pastori nomadi e transumanti detengono una conoscenza enorme sugli ecosistemi in cui si muovono, i loro cicli e la loro resilienza.
Nel corso degli anni hanno sviluppato innumerevoli strategie per preservare la fertilità del suolo e della copertura vegetale. Qui in Iran, per evitare di portare all'estremo lo sfruttamento dei pascoli, gli abolassani praticano un metodo particolare di magese, chiamato korok. A fronte della scarsità di piogge di queste terre aride, l'approvvigionamento di acqua per il bestiame è garantito grazie a un sistema di captazione antico come il pastoralismo. Denominato Kanat, esso è costituito da un sistema di pozzi e gallerie sotterranee che permettono di raccogliere le acque di infiltrazione e canalizzarle dalle montagne fino al villaggio. Affermati già da 3.000 anni, i Kanat sono tra i sistemi più antichi ed efficienti di gestione delle risorse idriche scarse. فقط مونده قنات ها قنات ها خیلی آبای کم داره بعد کشاورزی رو که از دست ما گرفته دام ما رو حتی با مشکلات آب میدیم ما علاوه بر دامپروری و دامداری که اینا کشاورزی هم داریم کشاورزیمون هم شلغم کاری پنبه کاری کنجیت کاری اینجور کارا هستش اینا آبش هم آب چشمه آب مثلا چاه و این چیزا نیست فقط چشمه قنات دیگه دیگه باید اثر این بی بارونی و بی برفی اینا همه خوش شده دیگه بعدا قبلا هم که مثلا آب بوده اینا شاید این شلغم به فروش هم میرسیده اما الان نه الان مثلا به خاطر کم آبی و اینا هر کدوم هر خونه مثلا یه خوید اگه اونی که آب زیاد داره اونی هم که نداره که اصلا نمیکنه یه شبانه روز آب داره اونو مثلا میگه چه کلا جو بکارم واسه دامم به درد دامم بخورم نه ما نمیتونیم اگر میتونستیم علوف کاری میداشتیم ممکن بود وگرنه هیچ راه نجات دیگری نداریم ما نمیتونیم هیچ ابتکاری نمیتونیم داشته باشیم چون دامداریم شرفه و شغلمون از اجدادن عشایر کوچنده بودیم و دام داریم چندین 300 سال قبل دامدار بودیم تا الان که هستیم اجداد ما دامدار بوده همین حرفه ما همین شغل دامداریه این شغل دامداری شغل پاک با برکتیه در صورتی که مرتم سبز باشه با سال به قول ما بهار سال باشه Negli ultimi decenni, quando la degradazione ambientale e la scomparsa della biodiversità erano al centro del dibattito, i popoli indigeni e nomadi sono stati riconosciuti come i migliori garanti dell'uso sostenibile delle risorse ambientali. Adesso è il momento di scoprire che i loro saperi tradizionali hanno un potenziale enorme in termini di strategie di adattamento al cambiamento climatico e di far riconoscere questa eredità comune a tutti i livelli, attraverso il sostegno di programmi governativi e degli organismi internazionali. Questo perché la resilienza dei popoli pastorali, anche in questi ambienti estremi, è enorme, ma non infinita. سنت قدیم ما میگن تخم علف تو دانه بارونه یعنی اگر 10 سالم خشک سال بیاد 20 سالم خشک سال بیاد باز اگر بارونهای خوب بیان و یک سال بهار خوب بیاد مرتع احیا میشه In Madagascar, un quarto della popolazione dipende dall'allevamento. Più del 60% della popolazione rurale vi è impiegata a livelli differenti. L'allevamento contribuisce a circa il 9% del prodotto interno lordo nazionale, il 30% del prodotto interno lordo agricolo. L'allevamento è in gran parte associato alle attività agricole, in particolare alla coltura di riso, componente principale dell'alimentazione malgascia.
A causa della sua condizione insulare, il Madagascar fa parte dei paesi più vulnerabili e maggiormente a rischio di fronte ai cambiamenti climatici. L'innalzarsi del livello dei mari e degli oceani, così come la frequenza e la violenza dei cicloni, avrà delle pesanti conseguenze sull'economia del paese e in particolare sull'agricoltura e l'allevamento. La regione del lago Alaotra, a nord della capitale, è il granaio risicolo del paese. I contadini hanno associato da sempre l'allevamento alla risicoltura. Questa associazione ha numerosi vantaggi per la fertilizzazione dei suoli e i lavori nei campi. Data l'evoluzione climatica e di conseguenza i rendimenti variabili delle risaie, i contadini hanno iniziato a sviluppare l'allevamento e a diversificare le attività. Messiera Majorana e la sua famiglia ne costituiscono un esempio notevole. Hanno installato un allevamento di pesci nelle risaie inondate, a complemento dell'allevamento di alcuni maiali, pollame, porcellini d'India e api. Viene tena fanà preuar tena fanu una micrugava treuar i sei anni toi mai falli fiena nelle ulle. Zanui urta tunta telia. Ba ui anim ruizian zan, teluizian zan, li vidlita tel zan yam nintona rainia. Der fa ziap zal de var, de fa fa azumiti vari. Zelo zany de tao hoe miezaka ihany mampitombo taky ny hoe manatsara an'ireo zavatra ireo zany. Le associazioni comunitarie di salute animale, cosiddette AXA, sono un sistema di risposta rapida per affrontare le malattie emergenti, favorite dall'aumento delle temperature. Create qualche anno fa, le AXA permettono una sorveglianza più frequente delle greggi, consentendo di identificare i focolai di infezione e di proporre interventi adeguati. Telefo Salaman, cosa ne? Tsapa kolo zany antin'ny saka tamin'ny 2005 ohatrany efa mba hita mihatsaratsara zany lombon'olo satria taloko moa veterinaire taty lavitra be vesanay zao any amorarano crome mahalana zany vao mandalo ndraindray ary ngamba de raha tsisy miantso dia mivaksiny nomby isataona foana vao mandalo fa ohatran'izay ny sako zay aloha zany n'olona ohatrany efa mba maharaka hoe tokony atao traitement foana nomby atao déparasitage isaky ny 3 mois dia mba fanale tahiry ary zany mba fa hitanao hoe fa mba tsara fa miova le tahirin'olona. De ny tapa fatesana koa zany tsikiatro tsy de misy loatra satria talona zany raha miantso veterinaire hoe marary ny omby de mety hoe rapitro izy vao tonga eo na ohatra zany de misy fatarana zany le fitsaboana de bezaka le omby maty fa tatoaty zany de zay tena hoe tsy azo tsaboana tsony nge sisany hita hoe maty fa ohatra mba. Le AXA forniscono inoltre consiglio e accompagnano la gestione delle greggi, ad esempio attraverso l'installazione di tetti sui recinti. Questi recinti coperti permettono di sorvegliare il comportamento degli animali e ridurre i danni della pioggia o del sole sul loro rendimento. Qui sul lago Alaotra gli allevatori privilegiano le razze bovine locali o meticce. Essendo il risultato di una selezione genetica avvenuta in condizioni di grande variabilità, esse sono meno sensibili alle variazioni del tempo e più resistenti alle malattie. Per conformazione, queste razze sono inoltre le più performanti nei lavori dei campi. Sono circa 8.000 le razze locali selezionate e mantenute in tutto il mondo dai piccoli allevatori. Un patrimonio enorme e indispensabile per l'adattamento al cambiamento climatico. Le olona zany amin'ny ankapobeny satria le rasiny gasy zany no tena hitatarizin'ny olona. De nefa fahitako anazy zany ny olona mieritreritra ihany hoe tiana tsaratsara n'le taranaka ombiny, le karazan'omby zany. De misy makamaka mamitaditady lana omby zafozafindrona na izy zany tsy tena hoe rana pura fa ohatrany hoe karakarazana. Ohatra nefa ohatraohatra zany daolo ndray zany zao ny eritreritrin'olona ohatrany hoe mitaditady karazana rasina omby afangifangaro. Nel lago Alaotra, una delle conseguenze principali dell'incertezza del clima è la mancanza di alimenti per i bovini. Quando le risaie vengono allagate, non restano che le dighe o una parte delle colline, spazi che non sono più sufficienti per il pascolo dei buoi. Va ulana ne diventa mzei zani, di wentina mandi manran tuata ne kjan mi zani le umbi ane natalan. Io mi en pul kilometra mi zani mi alla fieto.
miala tanana misy anay dia nikotra izay zany dia nangonana mololo zao hitantsika maso zao fa taloha zany tsinana nangonana mololo taloha avy tsy mba manangona mololo aby ny olona mitahiry omby fa niatra mandidy tanana ary sy ny vila mandidy tanana dia efa mavoky ananjy. Grazie all'appoggio delle istituzioni, gli allevatori locali hanno anche iniziato a coltivare specie foraggere. Queste permettono una copertura costante del suolo, con la conseguenza positiva di trattenerne l'umidità e fornire azoto, migliorando in questo modo la fertilità dei terreni. Inoltre, la copertura costante del suolo permette un maggiore stoccaggio di carbonio. Le colture foraggere permettono agli allevatori di prolungare per tutto l'anno la fornitura di alimento per il bestiame. Anzi, le zavata ci hanno vela, ci hanno sacafo zani. Fatta voluan tauna mici, alluso a tui voluan tauna pamblena mici. De fal mici, avniura una luzan tamnialla in. Ti arrakzei già noi, te na iese camici già noi ambuli in di bracariare già non di amsozani di trena di sacafulumbi. Natsara tare azenau, katsiawam non fanai, akuspula mena, mamira tazerena. O te lue, tieni non basi fa vita cava a vela. Nel lago Alaotra gli allevatori hanno adottato misure e pratiche efficaci per proteggersi degli effetti del cambiamento climatico. Malgrado questi sforzi però, il futuro è incerto a causa di altri problemi e specialmente a causa della recrudescenza dei furti di bestiame. In Madagascar, come nel Sud Sudan o altrove, l'insicurezza è un problema ricorrente per gli allevatori agricoltori, che si aggiunge a molti altri. Di fronte a queste difficoltà che perdurano, le pratiche di adattamento sviluppate dagli allevatori agricoltori saranno sufficienti per affrontare l'imprevedibilità e l'intensità del cambiamento climatico? Secondo lo IPCC, il panel internazionale di esperti sul cambiamento climatico, le possibilità di adattamento sono multiple, ma è imperativo intensificare l'azione intrapresa se si vuole ridurre la vulnerabilità nei confronti dei cambiamenti climatici. A dicembre 2011, le negoziazioni internazionali sul cambiamento climatico a Durban si sono concluse con degli accordi molto deboli in termini di impegno per supportare l'adattamento degli agricoltori, nonostante questo tema sia stato fortemente difeso dai paesi in via di sviluppo. Per quanto riguarda la mitigazione, invece, la possibilità di aprire l'agricoltura agli scambi del mercato internazionale del carbonio è molto discussa. I decisori dovrebbero prestarvi maggiore attenzione per evitare le derive che questa misura potrebbe comportare, in particolare un'incitazione supplementare all'accaparramento delle terre e alla speculazione sui prodotti agricoli. L'esempio del mercato del carbonio mostra fino a che punto la relazione tra allevamento e cambiamento climatico necessiti un approccio specifico e più ampio. Le strategie di adattamento al cambiamento climatico devono andare di pari passo con l'affermazione della sovranità alimentare. Bisogna dunque considerare il diritto delle comunità di allevatori a migliorare la qualità della loro vita, ad avere accesso all'acqua, alla terra, al credito e alla formazione, ma anche a partecipare alle decisioni che riguardano il loro futuro e il loro territorio. So climate change puts a lot of constraints and a lot of barriers to the livelihoods of people, but sometimes there are other issues. So that means that policymakers need to look at the other issues as well. Hoe tokony hoentanina ny vahoaka hanao hitsarakara ny sakafona biby fiompy. Zay aloha raha amin'ny fieritreretako satria raha vao tsy eo zany le fanentanana ny vahoaka ambolobiraka ry ana salany dia tsy ho tafita mahity le ezake satria simba fotsiny ompiana fotsiny le izy tsisy hanina hohaniny de inona aloha. C'est pas seulement au niveau des techniciens qu'on va faire le pas, mais surtout au niveau des autorités. برای آسایش ما خوب است. اون چیز مهمی که باید دولت
حمایت کنه که ما بتانیم توی این منطقه بمانیم مسئله اشتغال و درآمد هست. اگر دولت به فکر این مردم باشه که یه تحصیلاتی بده، مثلا علوفه ای در اختیار مردم بگذاره که الان خبری از این حرفام نیست و ندیدیم دیگه، این زودیا خبری نیست، چند ساله که ما الان از این علوفه دولت تنسیمست همش با علوفه گران با این مشکلات. Also if the government can encourage the dairy, then can have a dairy, very big one, so that it can just supply the milk for the others vulnerable people. And also you can, the cattle keepers also all pastoralists, if they can form their associations so that they can be easiest to make them, themselves. Moi, la recommandation que j'aimerais apporter auprès des dirigeants malgaches, c'est de mettre en place vraiment d'abord, car là c'est le problème de Madagascar, c'est la politique générale sur l'agriculture grand A. Et dans ça, sur l'aspect LEVA, c'est d'améliorer ces deux points, porter, de focaliser sur ces deux points, c'est-à-dire sur l'aspect santé animale, pourquoi pas la reconnaissance des AXA et le développement des AXA dans tout Madagascar. Et le deuxième point, d'appuyer les paysans sur la filière, la commercialisation de leurs produits, car ça constitue des blocages de développement. C'est à l'État vraiment de mettre une politique, comment aider les paysans pour qu'ils s'en sortent. Je pense qu'il faut tout de suite oublier le fait de directement dire voici ce qu'il y a comme élevage aux normes, voici ce qu'on peut faire, et vous, les paysans, changez tout, faites ça. Ça, je pense que c'est la chose qu'il y a à oublier tout de suite. La première chose à faire, je pense, c'est de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, quelles sont les difficultés, quels sont les contextes, et d'essayer de proposer une alternative, une amélioration qui coïncide un peu ou qui peuvent les convaincre par rapport à leur réalité. هم برنامه‌ریزی، هم اجرا و هم نظارت، یعنی اینا مستقیم درگیر بشن با کارهایی که دارن و بر اساس دانش بومی و تجربه‌ای که از منطقه‌شون دارن و از محیطشون دارن و از اقلیمشون دارن این برنامه‌ریزی ها صورت بگیره و فعالیت اجرا بشه توی منطقه. The cattle keepers here have lived with these animals for years immemorial. What we see, they never stop learning from their cows because they're always close to their cows. They're always trying out different ways of how to get as much from their cows and not to destroy it altogether, but to keep it going, to make it sustainable. Mon expérience de presque 37 ans d'avoir travaillé avec les communautés de base et les peuples autochtones sont en train de jour en jour devenir encore plus forte. Pour recommander, disons, aux décideurs et au gouvernement d'arrêter de décider pour eux sans eux. Il faut une volonté politique, c'est sûr, mais la volonté politique, elle vient aussi par les appels de la société civile, des ONG, etc. Donc à vous aussi de nous harceler, et ça aiderait et ça nous aidera à avancer dans ce domaine-là. Da qui al 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi di persone. Questo significa che il consumo di carne nel mondo rischia di raddoppiare. Le nostre scelte, in particolare in termini di consumi, avranno inevitabilmente un impatto sui contadini del sud. Which meat am I buying? Where it comes from? So this has an impact on the type of livestock farming which I am promoting from my consumption.